Buonasera a tutti amici di The Flywall Show e benvenuti a questa nuova puntata di TFS Intervista. Oggi siamo con Giovanni De Feo. Ciao Giovanni, come va? Tutto bene. Tutto bene. Giovanni ha appena scritto appena il numero del Dylan Dog Color Fest in uscita oggi, quindi proprio siamo freschissimi e ho il piacere di fare quattro chiacchiere con lui a proposito di questa storia che secondo me ha delle doti particolari interessantissime. Però prima di iniziare, Giovanni, come va? Com'è questo periodo? Genericamente parlando. Beh, è difficile anche perché ovviamente il mio lavoro lo faccio qua, tra quattro mura insomma, sì. Non è proprio semplice, però. Sai che sei il primo che mi dice una cosa del genere, perché normalmente tutti quelli che ho sentito nell'ultimo periodo dicono, vabbè, ma noi tanto alla fine scriviamo o disegniamo sempre in casa, quindi non è cambiato nulla. Sei uno dei primi che mi dice, effettivamente, però chiusi in casa tutto il tempo. C'era qualcuno che diceva, adesso non mi ricordo che era un articolo che ho letto tanto tempo fa, diceva che lo scrittore ha il talento della stanza vuota, cioè alla fine non importa qual è la sua vita, a un certo punto si deve chiudere in una stanza che essenzialmente è vuota e in quel vuoto deve creare. Questo è vero ed è la ragione per cui quando tu hai solo la stanza vuota in cui creare è un problema. È chiaro. A proposito del tuo stile di scrittore, tu lavori con il cinema, scrivi fumetti, scrivi romanzi. Qual è il tuo approccio alla scrittura? Approccio in che senso? Tecnico, formale o di... Hai una routine, per esempio? Ho una routine, in realtà sì. Questa è la mia routine. Una moleskine, grande. E praticamente io scribacchio cose terrificanti, questo in realtà è il mio diario, un mio semi-diario creativo, però di solito ho letteralmente pagine e pagine di appunti, di idee, di cose che faccio sempre, da Ottimo. quando sono ragazzino, ovviamente. Da quando ho 16 anni, per essere esatti. Quindi, Quindi diciamo. uno zibaldone praticamente. Eh sì, cioè, scrivo cose, poi a un certo punto, quando decido che quella storia vale la pena di esplorare, al solito ne compro uno dedicato, Ah, ce ok. ne sono alcuni, e comincio a sviscerare con diagrammi, idee. Questo è il mio approccio. In realtà non cambia, cioè, ovvio che se scrivo un soggetto cinematografico penso a certe cose, se scrivo un Certo. romanzo, che è onestamente la cosa più difficile tra le tre. E un fumetto, in realtà sono nuovo al mondo dei fumetti. Feci tantissimo tempo fa una scuola di fumetti a Roma, ma in realtà, cioè, sono sempre stato dall'altra parte, sono sempre stato un lettore. Ma ti capita mai di scrivere, tralasciando per il momento il fumetto, di dire questo diventerà un romanzo, questo sarà qualcosa per il cinema, o quando l'idea nasce ancora non ha questo tipo di specializzazione? No, di solito ce l'ha nella misura in cui ci sono delle storie, cioè. Sapere il mezzo è come dire, è un po' come, adesso sembra che mi paragono a Michelangelo, non mi paragono a Michelangelo, però è un po' come dire che Michelangelo dice: ho una bellissima idea, ci farò una statua o un affresco? In realtà è ovvio che non pensasse così, cioè Chiaro. David è un'idea che funziona solo con la scultura, non è che può essere, poi posso anche farci l'affresco del David, non sono Michelangelo. Quindi no, nel momento in cui mi viene un'idea io so già, a volte è un po' faticoso, nel senso soprattutto i romanzi, perché il romanzo è una forma che ha avuto un enorme successo da 400 anni a questa parte perché è la forma più libera in assoluto. La forma romanzo è una non forma. Infatti una cosa che ho apprezzato tantissimo di Dylan Dog è che ho 95 tavole, poi è finito. Questo ti dà una struttura molto rigida, ma questa è una cosa positiva. Invece il romanzo questa struttura non c'è. Chiaro. Ma è quindi invece questa storia che non è né cinema né nel romanzo, ma che è nata per fumetto, com'è nata? Beh, è nata essenzialmente dialogando con Recchione, che aveva amato alcune delle cose che ho scritto. E io vabbè, sono fan di Dylan da sempre, quindi dal 91 per essere più quindi dialogando un po' con lui con alcune idee che avevo, mi sono reso conto che la cosa che forse avrei voluto fare con Dylan era raccontare, diciamo, il rapporto più viscerale che io ho con i fumetti, cioè le cose che mi hanno toccato di più, e il fumetto di Gaiman e McKean, Mr. Punch è sicuramente
per ragioni tra l'altro assolutamente personali, più che artistiche, forse è veramente una delle opere che mi ha più toccato in vita mia. E quindi è ok, se faccio Mr. Punch, come posso fare Mr. Punch e Dylan? Io sono non sono uno studioso di teatro, ma sono un dilettante che si diletta in storia del teatro delle marionette in particolare. Quindi era proprio facciamo la cosa che mi piace di più. E l'idea era far dialogare Mr. Punch con Dylan, perché appartengono a mondi proprio veramente diversi. Quindi la sfida era come faccio a creare una storia che abbia senso, e io racconto Punch, ma Dylan resta Dylan. La sfida era tutto qua. Beh, però sei riuscito a creare un meccanismo perfetto poi anche in tutta la... Cioè, parliamo intanto di Mr. Punch. Mr. Punch è un'evoluzione di Pulcinella, quindi è un personaggio molto particolare già di per sé. Sei riuscito a creare questa sorta di maledizione all'interno della storia con un meccanismo diabolico ma perfetto. Beh, sì, perché in realtà la svolta è stata Groucho, cioè nel momento in cui ho capito che la... Cioè, perché Dylan, dicevo, vabbè, Dylan non c'entra niente con la comicità del Teatrino dei Burattini, Groucho sì, anche se in realtà sì, mezzo, perché la comicità dei Burattini difficilmente è comicità di parola, è sempre una comicità molto fisica, molto violenta, cioè è una roba, soprattutto negli ultimi 200 anni, facciamo gli ultimi 50, perché 200 no. È pensata per i bambini e quindi deve essere una cosa di grande impatto. A volte Punch o Pulcinella parlano in rima per mettere ancora più forza in quello che dicono, però è quasi sempre quello che fanno, non quello che dicono. Quindi Groucho c'entra o non c'entra, ma nel momento in cui ho capito che Groucho entrava, ho detto, oh, com'è che entra? Perché entra? E lì c'è stata l'idea dello scambio, della maledizione, poi vabbè, chi se lo leggerà vedrà. No, infatti senza spoiler, è chiaro. Però ecco, no, proprio parlando di Groucho, a un certo punto, ma proprio all'inizio, c'è un attimo in cui Groucho smette di essere la spalla comica, la linea comica di Dylan Dog, inteso come testata, e si apre, esce un aspetto quasi sentimentale, che è una delle prime volte in cui succede, però se ne esce questa cosa che è molto tridimensionale rispetto al personaggio di Groucho in sé. Sì. Come l'hai strutturato questo aspetto? Perché effettivamente veder smettere di ridere il pagliaccio, chiamiamolo pagliaccio in senso buono, e fargli uscire quella vena drammatica non è facile. No, non è facile anche perché, come ti dicevo prima, in privato, Groucho non è pensato per essere un personaggio tridimensionale. Questo è un po' triste da dirlo, però è così, cioè, nel senso che non possiamo fare albi e numeri su numeri in cui Groucho diventa una vera persona. La sua forza sta nel fatto che è una maschera ed è tanto più forte, tanto nella misura in cui quella maschera ce l'ha quasi sempre addosso. Questa è una storia che parla del quasi, cioè un momento in cui, tra l'altro, è una storia che parla di finzione, di mettersi una maschera, di recitare, e a un certo punto Groucho smette di recitare. C'è proprio una pausa, e anzi sono proprio delle vignette in cui a un certo punto lui sta provando a fare la solita battuta e non ci riesce. Esatto, quelle due vignette sono una delle cose più toccanti che abbiamo mai visto in un fumetto di Dylan Dog, che dice scusa capo, questa non riesco neanche a finirla, è terribile. È la tragedia del clown. Esatto. Non riesce più a ridere, non riesce più a far ridere, non riesce più a divertirsi, e poi in un certo senso è anche il tema dell'albo, quello che succederà a Groucho sarà l'opposto in qualche modo. Esatto, perché poi fra l'altro parlando proprio della risata un pochettino più spostata verso Mr. Punch che Groucho in questo momento, è incredibile quanto venga usata la risata quando nel vedere qualcuno che si fa male, quanto sia catartica, no? Che succede tantissimo ai bambini che chiaramente sono innocenti, quindi esprimono i loro sentimenti nel modo più rude possibile, senza filtri. Gli adulti magari capitano, sai, vedere i video delle persone che cadono, ti strappa un sorriso comunque, anche perché non ti preoccupi di cosa succederà davvero. E Mr. Punch è anche questo, secondo me. Sì, cioè, una delle cose più paradossali è il fatto che la risata è una delle cose che crea più empatia tra le persone che ridono e meno empatia nei confronti della persona che è oggetto della risata. Quindi è una specie di empatia in negativo,
ed è una cosa terribile, perché appunto noi ridiamo delle marionette proprio perché è un divertimento innocente, perché non sono esseri umani, non sono pensati per essere umani, sono pensati per essere lifelike, cioè che sembrano imitare la vita, ma non so, ed è per quello perché è così bello, così innocente ridere delle marionette, perché non sono persone reali, ed è così anche così innocente ridere degli attori, è molto meno innocente invece ridere delle persone in carne ed ossa. Quindi che succede se io inverto la polarità tirando con basta? C'è un po' questo, cioè la risata è qualcosa di profondamente deumanizzante. Andando a Musil, i grandi del Novecento, non c'è niente di più terrificante del senso del ridicolo. Quindi ridere con, ridere di, anche questa è una cosa da esplorare, perché appunto quando rido con Groucho o rido di Groucho? Esatto. Se rido di Groucho mi sto mettendo in una posizione di superiorità o di inferiorità? E poi c'è una cosa che secondo me questi in pochi l'hanno toccato, che mi ha sempre abbastanza colpito di Larry Groucho. C'è una situazione economica lì, e purtroppo le situazioni economiche sono sempre anche affettive. Groucho sembra essere completamente dipendente con Ponti Dylan, che tra l'altro fa un lavoro che dire, oggi nel 2021 riuscire a sbarcare col suo lavoro è tanto bello difficile. E quindi in che modo questo crea un cortocircuito anche di potere, ahimè, perché il problema è che l'amicizia è quello spazio nel quale si può esistere senza rapporti di potere, ma è la ragione per cui l'amicizia in realtà è un momento, a volte molto lungo, a volte molto breve, perché purtroppo i rapporti di potere siamo immersi continuamente, anche nelle relazioni d'amore, figuriamoci in quelle d'amicizia. Però l'amicizia è veramente quel punto in cui noi possiamo essere noi stessi senza dover prevaricare, cioè è idealmente qualcosa che avviene in perfetta libertà. E quindi in che modo il loro rapporto, diciamo, economico incide sulla loro libertà, sulla loro amicizia? Questa è una cosa che mi sembrava abbastanza inesplorata. È vero, effettivamente non... Cioè, l'unica ironia che si viene fatta è sul fatto che Dylan non sembra mai pagare lo stipendio a Groucho normalmente, però effettivamente un elemento che non viene mai toccato, ed è stato strano anche, e poi vabbè, è sempre nella parte iniziale della storia, quindi non facciamo grossissimi spoiler, però vedere Dylan inalberato così tanto nei confronti di Groucho, perché effettivamente la parte economica qui è veramente forte per uno nelle condizioni di Dylan, e quindi veramente c'è proprio una rabbia atavica, che è proprio la rabbia tipica di chi se la prende con qualcuno a cui si tiene. Eh sì, perché lì ci sono proprio le dinamiche dell'affetto profondo, cioè di due persone che sostanzialmente vivono insieme, convivono, cioè loro sono, cioè, vabbè, usando proprio la parola di moda, bromance è proprio la esatto, di quello che sono, cioè hanno un rapporto un po' più forte del semplice un amichetto che vedo ogni tanto, cioè loro sono come se fossero fratelli, quindi sì. Infatti tu approfondisci moltissimo la loro relazione, al punto che c'è un momento dentro la storia in cui è quasi una riflessione di metafumetto, perché quasi si smette di parlare della storia ma si analizza il rapporto che c'è tra loro due, e non voglio rivelarla, però dai una risposta effettivamente che permette di vedere il tutto sotto una luce differente. Sulla necessità diciamo che non amo molto il metafumetto per metafumetto. La battuta a cui ti riferisci, so che era metafumettistica, ma sono parole e termini che si usano anche per il teatro, quindi aveva senso che ne parlassero in quei termini, certo. Perché al teatro si parla proprio di quei termini, quindi. Ma secondo te che cosa serve per far funzionare dal punto di vista narrativo sempre l'alchimia tra Dylan e Groucho, al di là del quasi di cui ti sei occupato in questa storia? Ma è difficile dire questa cosa, perché probabilmente lui è stato inventato come... Cioè, Esclavi ha avuto veramente questa intuizione, cioè, geniale. La possono avere tutti l'intuizione, il problema è farla funzionare. Che la comicità aiuta molto l'horror. Perché? Perché quando noi vediamo qualcosa di profondamente disturbante,
superato una certa soglia, ci viene la coglionella, come si dice. Non so se è mai successo, però a me sì, soprattutto quando ero piccolo e finora mi facevano veramente paura. Cioè, superato un certo limite, comincia a riderne, perché non puoi fare altrimenti. È la mancanza di sospensione e l'incredulità, fondamentalmente. Tu arrivi a un punto e dici, non ci credo più. Perché ridere mi aiuta a dire no, ma sì, è tutto finito. Crea proprio distanza. Il primo con il quale ho capito questa cosa era ovviamente John Landis, che infatti è un grande autore comico ed è anche un grande come horror se la cava abbastanza bene, e perché lui riesce a farle entrambe. Ghostbusters un po' di meno, perché realmente è una commedia dai toni horror, ma sì, L'Uomo Americano a Londra è veramente un horror. Sì. Dove però la parte comica in un certo senso non ti lascia scampo, perché tu ridi sfiati, e quindi poi quando c'è la parte horror tu non puoi più distanziarlo, e secondo me, io credo che Sclavi avesse in mente qualcosa del genere. Poi a prescindere da questo, c'è una ricchezza, cioè se Dylan fosse più serio, se non ci fosse Groucho, perché Groucho è appunto una spalla, cioè c'è un botta e risposta, è qualcuno con cui Dylan dialoga, quindi se Dylan si facesse le battute da solo non è che sarebbe molto divertente. Quindi, cioè, la cosa bella è che è qualcuno col quale appunto fare battute, anche perché l'umorismo di Dylan non è l'umorismo di Groucho. Groucho c'è un umorismo molto surreale, Dylan c'è un umorismo molto più secco e finto cinico, che in realtà è un umorismo molto romantico. Quindi in realtà dialogano molto bene, è un dialogo di due diversi tipi di umorismo, e questa è una cosa meravigliosa che, a prescindere dall'horror, arricchisce moltissimo. Cioè, tu hai delle storie dove tu vedi proprio tante emozioni diverse, tanti colori emotivi diversi. Questa è una ragione del successo di Dandoc, secondo me. Perché non è questa cosa seria, esistenziale, pallosa. Cioè, no, c'è questo brio, questo non prendersi sul serio, che tra l'altro è anche proprio tipicamente italiano, in senso veramente buono. Quindi sì, secondo me è questo. Ecco, però vedi, proprio sul non prendersi troppo sul serio, c'è una cosa che mi ha colpito molto di questa storia. In uno dei confronti più diretti che ci sono fra Dylan e Mr. Punch, Dylan cerca di prenderla, non dico sul patetico, ma comunque in una via molto emozionale, però seria. E alla fine invece Mr. Punch, con il potere della risata, che però in questo caso è diverso dalla risata che ti esorcizza una paura, è proprio una risata quasi da bullismo, lo annienta letteralmente buttandolo proprio per terra. E questa cosa qui l'ho vista quasi come fosse una metafora della società attuale, per cui tu ti trovi quelle persone che magari sono serie, compite, provano a spiegare delle cose che sono serie, che magari non sono popolari, e chi magari cerca di essere popolare riduce tutto all'etichetta di professorone, quindi già di per sé ridicolizza la verità. Guarda, io qua sarei quasi costretto ad andare in politica, cosa che vorrei evitare. No, non volevo andare in politica in generale, anche nella scienza. Trovo veramente affascinante che figure che diventano particolarmente importanti hanno basato tutto quanto il loro movimento, tutto sull'idea di distruggere e ridicolizzare l'altro. Questo è un concetto assolutamente bipartisan, tra l'altro. Cioè, il ridicolo negli ultimi anni è usato veramente come una clava, letteralmente come una clava. Queste sono sfumature che ha questo punch, ma che per esempio non ha per niente il punch teatrale, cioè il burattino. Il burattino è veramente molto innocente, cioè è il popolo che, questo è un intrattenimento che viene dal 500, cioè è inutile applicare modi di pensare moderni, è quello che in antropologia si chiama una sopravvivenza, è una roba antica che ci è rimasta. Tra l'altro per poco, perché la parte peggiore del politically correct, non c'è niente contro il politically correct di per sé, ma contro la sua derivazione negativa sì, sicuramente cercherà di bloccarlo, perché cioè, è quanto di più poco moderno si possa immaginare, lo è. E giustamente cos'era? Era la risata profonda che distruggeva qualsiasi cosa, qua Dario Fo, insomma, quel genere di risata lì, una risata profondamente anarchica, profondamente popolare. Oggi però abbiamo una risata molto politica, molto di testa,
molto distruttrice, dove io anniento il mio avversario, ti asfalto, ti distruggo, penso che intendessi quello, ecco. Sì, esatto. È qualcosa che tu vedi in qualsiasi campo, sicuramente nell'ambito politico ne siamo testimoni tutti i giorni, purtroppo, però io vedo anche nel dibattito scientifico spesso e volentieri capita che, l'abbiamo visto in questi mesi con la pandemia, chi provava a dire che era seria, che non bisognava prendere determinate cautele, dall'altro lato c'era chi diceva che era tutto ridicolo, che c'era chi si preoccupava troppo, eccetera, eccetera. Quindi non è mai un dibattito messo su due intelletti, ma alla fine purtroppo c'è il voler asfaltare gli altri, che temo, ahimè, sia un po' anche una conseguenza di internet, dove si sono battuti i muri. Pensiamo per esempio a come quello che prima poteva essere un duetto di parole, cioè dove magari è la mia capacità argomentativa, anche un freestyle comico in cui io distruggo l'altro a parole, questa cosa si sta spostando, diciamo, sull'asse iconico. Che vuol dire? Vuol dire che adesso ho le faccette. Cioè io ti distruggo a faccette, e più faccette metto, più meme metto, che quindi è proprio una parte del cervello completamente diversa. Cioè io ti distruggo con l'immagine, non con la parola. E l'immagine, mi dispiace, per quanto sia assolutamente nobile a modo suo, è molto più semplice, è molto più diretta, ed è più efficace perché è più semplice. E questo è abbastanza preoccupante. Perché qui non è una questione che io distruggo l'argomentazione, io distruggo l'argomentatore. Esatto. Cioè, proprio un'altra cosa. Quindi sì. Parlando di Mr. Punch, ci ho letto tante cose, io me la sono proprio goduta la tua storia, devo essere onesto. Quindi parlo un po' da fan più che da recensore, anche se poi ho provato a mettere dei punti chiave da analizzare. C'è anche una connotazione quasi psicanalitica in quello che Mr. Punch fa, perché comunque il patto col diavolo, che ha delle fregature, e vabbè, da Faust in avanti, che si sa che se fai un patto col diavolo non ti va bene, quindi anche lui ti sembra promettere qualcosa, ma in realtà non ti promette, non ti mantiene tutto quello che promette. Però vedo tutte le persone che ne sono vittime, in un qualche modo, che dire, ne incontra un paio di fatto, hanno avuto una liberazione quasi psicanalitica, perché si sono tolti dei pesi, o meglio di delle persone, si sono tolti di torno delle persone che consideravano potessero essere dei limiti alla loro esistenza. Guarda, allora, io non avevo pensato al Faust, però il Faust è stato, non so come chiamarlo, un romanzo, un play, perché è veramente di una stranezza. Ah, per inciso, il Faust, non so se quanti lo sanno, ma viene ovviamente da tradizioni, leggende, ma la vera, se ricordo bene, perché è un po' che non leggo in proposito, viene essenzialmente da uno spettacolo di burattini di cui Goethe era un gran fan. Quindi viene letteralmente dal burattino del diavolo che è tentativo. Ma la cosa allucinante di quel romanzo non è il fatto che c'è il grande sapiente che si vende al diavolo per avere gioventù e bellezza, che è una cosa, tra l'altro, fantastica, perché tu hai l'uomo che ha raggiunto la saggezza e dice: sì, però quando ero giovane era meglio, anche se non ero saggio. Sia maledetta la pazienza, delle battute più agghiaccianti che si possa mai leggere, perché la dice una persona saggia e vecchia: sia maledetta la pazienza. E la cosa allucinante di quel romanzo è che a un certo punto noi abbiamo un Mefistofele che praticamente quasi trasecola alla vis di Faust, cioè nel senso: ma sei sicuro? Cioè, tutto a posto? E Faust continua a dire sì, assolutamente, cioè la passione di Faust nell'eccedere del male tu hai il diavolo che quasi lo trattiene. E, non so se questa cosa è finita in Punch, però era una cosa che, leggendo il Faust, mi aveva abbastanza sorpreso, perché Goethe non parla del diavolo, e quello lui si concentra letteralmente tutto sull'essere umano, su come l'essere umano proprio aneli a avere un patto col diavolo. Non c'è il diavolo che cerca di fregarlo, è proprio l'uomo che dice: no, ti prego, fammi fare un patto con te. E questo, sì, ahimè, cioè. Compare, tra l'altro c'è la scena nella stanza di Jennifer che è terrificante, è veramente terrificante. Poi ci sono i disegni di Giulio Lincione che la rendono in una maniera... Ho fatto un salto sulla sedia leggendo vedendo la tavola, con tutto quello che... Senza spoiler, ma ho fatto proprio così. Ma guarda, anch'io, perché comunque la vedi... Allora,
te la immagini, perché a un certo punto c'è una scena che è abbastanza tipica per i fumetti di Dylan Dog, che però in realtà era da un po' che non tornava, e poi ti trovi quello, però te l'aspetti, c'è qualcosa che sta per succedere, quando succede, porca miseria. E lì veramente è stato bravissimo Giulio, perché ha fatto un lavoro, l'ha fatto su tutto l'album in realtà, però quella scena lì, quella sequenza lì è veramente pazzesca. Senti, parlando degli egoismi, perché nessuno ama davvero se stesso? Una battuta dell'album, che sono scesi. Sì, se sono una domanda da Marzullo, no? C'è una battuta dell'album, chiaro. Non lo so, onestamente mi è venuta la battuta, perché c'è un meccanismo, senza spoilerare troppo, a un certo punto questa battuta è non puoi fare quella cosa perché nessuno ama veramente se stesso. Penso che sia in parte vero. Penso che le persone che amano veramente se stessi fino in fondo si contino veramente sulla dita di una mano, probabilmente se ne incontro tipo una decina in tutta la vita, e probabilmente sono i grandi illuminati. O i bambini, che forse a volte è la stessa cosa, anche se non è detto, non è che i bambini sono tutti uguali come gli adulti. Quindi sì, penso che sia in parte vero. È una riflessione molto interessante, vale la pena di pensarci un po', perché effettivamente non da spunto, non è una cosa tanto banale in realtà. Senti, parlando del tuo lavoro con Giulio Rincione, com'è stata la routine? Gli hai dato la possibilità di leggere la sceneggiatura mentre la scrivevi, o lui ha avuto tutto il lavoro completo? No, allora, vabbè, io in realtà, insomma, questa è la mia prima sceneggiatura per un fumetto lungo. Avevo fatto delle piccole prove a una scuola dei fumetti a Roma tantissimi anni fa, quindi è assolutamente il caso di scriverla tutta, anche perché la prima gabbia che hai sono il numero di tavole, quindi non potevo permettermi di fare quello che farebbe un professionista che le fa, cioè sclavi. Non c'ha bisogno, cioè, però dubito che anche lui la prima volta l'aveva fatto quel modo. Probabilmente no. Dovevo assolutamente finire, anche perché poi da scrittore di romanzi ci sono tutta una serie di cose che tornano, ci sono delle parole, mi sembra che cito Kundera a sproposito, però Kundera c'era la fissa delle parole tematiche, le parole chiave, e ci sono una serie di parole chiave, di solito non vanno imposte, cioè emergono a un certo punto da sole, ci sono una serie di parole chiave che emergono effettivamente, è l'ultima parola dell'albo, non dico qual è, però è una parola importante, e quindi era anche importante capire se questa parola echeggiava, cosa che si poteva fare soltanto a scenografia finita. Quindi no, Giulio l'ha letta tutta fino a quando l'ha ricevuta, aveva altri lavori nel frattempo, quando l'ha letta tutta, poi l'abbiamo discusso, ho visto le prove dei personaggi, abbiamo parlato delle atmosfere, gli ho dato il materiale visivo e non so se è così come si fa, perché è la prima volta. Ma c'è stato qualcosa su cui Giulio ha influito, ha modificato un po' il flusso della storia prima che la storia diventasse perché il professionista dei fumetti è lui, non sono io, quindi ci sono degli errori che facevo ogni tanto. Faccio il classico errore di chi non conosce bene i fumetti, con tutti quelli che ho letti tutta la vita, però scriverli un'altra cosa. Metto troppe cose nelle vignette, quindi c'è l'aereo che atterra e Dylan parlano insieme, poi altri professori in secondo piano discutono un po' qua, e quindi lui giustamente semplificava, tagliava le transizioni. Questo è un lavoro che è stato fatto anche dal punto di vista alcune battute della redazione, anche ovviamente il caporedattore, anche Recchioni. Quindi non sono stati fatti tantissimi interventi, ma alcuni sì, e tutti a migliorare. Beh, guarda, io non so se hai avuto l'occasione di leggere Arkham Asylum di Grant Morrison. Ho avuto occasione. Hai avuto occasione, hai letto pure la sceneggiatura che c'è dietro nel volume? Ho letto anche la sceneggiatura, sì. Io sono impazzito, perché se tu vedi la prima pagina, nella prima vignetta, lui fa una descrizione della luna che va avanti per tre pagine no, però va avanti molto. È la luna che sembra la carta dei tarocchi, e poi descrive anche i crateri, eccetera. Ovviamente David McKean ha disegnato la luna, cioè non ha potuto inserire tutte queste cose, però capisco che probabilmente dal punto di vista di chi scrive, anche dover creare il mondo in cui la storia è ambientata possa essere necessario. Allora, la verità è che anche le sceneggiature di Sclavi, quelle pubblicate famosamente, fanno esattamente la stessa cosa. In un rapporto, diciamo, professionale,
l'ho fatto per alcune cose, poche indispensabili, nel senso che mi sembra un po', diciamo, una montata, fare questo per ogni pagina di sceneggiatura. Però quando dovevo farlo, cioè quando era importante dare un'atmosfera, per esempio, ecco, posso rilevare una piccola cosa, era molto importante stabilire il livello di risata, perché noi avremo il pubblico che ride e io dovevo dare quanto ridevano. Quindi a un certo punto ho cominciato a descrivere come ridevano e anche dando un numero. Dico, adesso ridono 5, ora ridono 7, adesso ridono 10, perché quando ridono 10 è molto importante che il lettore si accorga che ridono 10. Quindi questo per esempio è un esempio in cui ho dovuto essere un po' più dettagliato. Vabbè, sarebbe curioso leggere la sceneggiatura, però obiettivamente quando faranno l'edizione in volume io mi auguro che ci metteranno dietro anche la sceneggiatura, così sarà un dubbio. Ma perché altro 50 kg di materiale sul pancio, quindi quello non dovrebbe ma quanto è impiegato a scrivere la sceneggiatura? Quanto ho impiegato a scrivere? L'ho scritto a Dublino da una mia amica che fa molto figo dire l'ho scritto a Dublino, ma è vero. Obiettivamente sì, però fa figo. Tra l'altro c'è anche il personaggio, se Giulia ci vede sarà molto contenta di questa cosa. Cito un suo ex, che giustamente fa la parte del cattivo stronzo irlandese, come merita. Fanno soffrire le amiche. E nulla, ci ho messo un po' più di un mese, quindi un po', però cioè, ci stava. Beh, dai, per essere comunque una prima sceneggiatura dopo tanto tempo non è tantissimo. No, non è tanto, cioè il punto è che ho lavorato parecchio anche in scaletta, perché in scaletta avevo il terrore di non far entrare, perché io di solito scrivo romanzi abbastanza corposi, sì. Quindi avevo un po' il terrore di non riuscire a entrare. Invece 95 pagine. No, in realtà è stato incredibilmente più semplice, cioè perché la metà, appunto, il problema è che il romanzo non ce l'ha questi limiti, non soltanto a livello di pagine, ma proprio di struttura. Quindi no, è stato abbastanza semplice, cioè relativamente, insomma. Anzi, tu hai pubblicato anche degli articoli, dei racconti per delle riviste americane, cosa che purtroppo in Italia non esiste tantissimo il concetto di rivista letteraria, perlomeno non nel modo in cui è diffusa nel resto del pianeta, proprio nei paesi di origine anglofila, per la verità. Questo tuo bisogno di scrivere per rivista, è proprio il bisogno di scrivere per qualcosa che non esiste in Italia, o è stato un progetto estemporaneo? La verità è che io come scrittore nasco molto più da racconti che non da qualsiasi altra cosa, almeno di partenza. I miei tre autori erano, un tempo dicevo BBB, che sono Buzzati, Borges, Bradbury. Borges un po' meno, però Buzzati e Bradbury tanto. E quindi in realtà i miei romanzi sono molto diversi dai miei racconti. Quindi quando ci sono parlando prima delle idee, ci sono delle idee che sono short story shape, cioè che hanno proprio la forma delle storie brevi, non soltanto dal punto di vista formale, ma proprio dei contenuti. Quindi, vabbè, questa è un'etichetta insomma abbastanza recente, cioè insomma più o meno, cioè la parola weird sta diventando abbastanza mainstream adesso, sì. Che in realtà era un termine che si usava per descrivere le storie tipo Lovecraft. Adesso c'è il new weird, perché un paio di personaggi giustamente hanno cercato di ridare lustro. Sono andato in un panel per l'appunto a Dublino che diceva se sei uno scrittore weird che sa di essere uno scrittore weird, non sei uno scrittore weird. Questo per dire che in realtà è un ombrello di stranezza molto molto ampio, molto vago, però è anche abbastanza preciso. Cioè, Buzzati per esempio ci rientra proprio a pennello. E quindi questo tipo di cose non hanno mercato in Italia. Siccome tutto sommato, quando penso che una storia sia buona, non mi dispiace essere letto. In Italia c'è una rivista molto bella che è Hypnos, di Andrea Vaccaro, dell'anonima casa editrice, e ho pubblicato per loro. Però a volte mi dico, vabbè, l'inglese lo so bene, perché no? E quindi ho pubblicato un racconto che si chiama Ugo, dal nome di un mio amico, per Lightspeed,
che in realtà è una rivista di fantascienza fantasy, ma quello è decisamente un racconto weird, e per altre riviste più piccole, perché è diverso. In quel caso scrivi direttamente in inglese o pensi dopo a un adattamento? No, no, tradurre sarebbe una follia. Nel senso che ci sono delle parole che creano proprio, cioè il punto che è un po' come cominciare a disegnarlo ad acquarello e poi farne una storia matita. Chiaro. Ti vengono proprio delle idee che funzionano, ma a partire dal titolo, il titolo a sua volta poi suggerisce, perché le parole creano dei cluster, delle nubi di associazioni, quindi essendo diverse le lingue, sono diverse le associazioni, e le associazioni cambiano proprio la storia. Sì. C'è un caso, per esempio, la storia di Hypnos, che è reputo una delle migliori, come è scritto, si chiamava I Pallidi, una storia sulla scuola, molto strana, ma non sono mai riuscito a tradurla, quella l'ho tradotta in inglese, non sono mai riuscito a venderla negli Stati Uniti, con tutto che secondo me, non dico di gran lunga, ma quasi sicuramente è una delle migliori, come è scritto. Credo perché avendo la scritta in italiano ci sono delle cose che la vincolano all'Italia molto più semplicemente del fatto che è stata scritta in italiano. La lingua è una cosa molto sottile, non è semplicemente la sintassi, la grammatica, il vocabolario. Sai che io ho letto di alcuni autori giapponesi che si lamentavano che nelle traduzioni in lingua occidentale passare dai kanji, dagli ideogrammi alle parole a volte non va molto a fuoco, perché comunque lì passi proprio da idea a parola. Però sto notando più o meno che stai dicendo la stessa cosa, di fatto ci sono delle suggestioni che possono essere usate tipicamente con l'italiano e altre che invece sono per l'inglese. Beh, molto semplicemente ogni parola crea, cioè suggerisce essenzialmente un contesto che non è solo linguistico, è anche contemporaneamente culturale. Ti faccio un esempio di un soggetto che ho scritto con un mio amico. Basato, volevamo fare essenzialmente un horror di serie B, primo tentativo di fare una cosa sull'occupazione. Quindi io l'abbiamo chiamato The Occupation. Il concetto esiste, la parola esiste, ma tutti i riferimenti culturali che noi facciamo all'idea di occupazione sono completamente inesistenti. Cioè, chi legge il soggetto pensa a degli studenti che per ragioni misteriose cacciano gli insegnanti e dormono lì, cioè questo lo capiscono, ma non capiscono nient'altro, cioè non è semplicemente la parola la capiscono quasi tutto, ma non hanno il mito dell'occupazione. Sai che effettivamente dire occupazione mi fa venire in mente le scuole, ovviamente, magari anche gli anni 60, fino agli 60, anni 70. The Occupation, io penso alla Germania che invade la Polonia. No, cioè, si può fare, se lo spieghi, sì. Lo capiscono, però non, no, cioè in realtà no. Sì, è vero, sono due cose diverse. E questo è un esempio dove la parola non è semplicemente la parola, e il contesto è irripetibile, cioè quello non c'è proprio nella lingua inglese, non c'è. Eh no, anche perché occupare una high school in America, secondo me, sì. Non, probabilmente non lo racconti, perché arrivano subito con la polizia. Mi sa. C'è questo rischio grave. Senti, le ultime tre domande prima di salutarti. Sono tutte molto più canoniche del The Flywall Show, quindi usciamo un po' dal contesto di Mr. Punch. La prima, quali sono le ultime cose che hai letto? Allora, cerchiamo di annullare il mio Alzheimer. Questo libro qua, aspetta che non si vede, cioè c'è la mappa di Londra della di Roma finta, perché in realtà quella di Roma, come sappiamo, è un manuale di psicogeografia, che è una cosa talmente folle che sembra finta. Come che si intitola? Si chiama Manuale di psicografia. La storia di questi pazzi totali degli anni 50, Debord e Ivan, che praticamente creano una pseudoscienza, in realtà molto interessante, di urbanistica, di psicourbanistica, per cui alcune strade, alcuni luoghi creano un ambiance che influenza mentalmente le persone. Questo stringi. È un po' che li bazzico, ma penso che siano molto interessanti, ed è per una storia che vorrei scrivere. Ecco, quindi è materiale di studio, diciamo. Sì, è materiale di studio.
non sono impazzito, insomma. Beh, no, perché cioè, potrebbe essere effettivamente qualcosa di molto weird, quindi obiettivamente perché no? Ma è una cosa completamente fuori di testa. Beh, allora, mi auguro che avrei voglia di venirne a parlare qui quando sarà completata. La seconda domanda, se avessi la possibilità proprio di poter scegliere su tutti i personaggi di fumetto, o anche magari non solo di fumetto, ma anche visto che comunque scrivi anche romanzi di romanzi mai inventati, cosa scriveresti? Mai inventati, in che senso? Cioè, cioè di tutti i personaggi possibilmente esistenti, cioè di tutti quelli che sono stati che esistono per davvero. Ok, cioè di quelli che ci sono già. Sì, sì, di tutti quelli che esistono già. Cosa scriverei? Beh, guarda, ti dico il primo che mi viene in testa, perché poi ovviamente tra un quarto d'ora ti darei una risposta diversa. Yeah. C'è un personaggio che io adoro, adoro dai romanzi, io non ho mai visto niente né al cinema né in televisione di vagamente paragonabile, molto diverso dalle cose che faccio di solito, che si chiama Arsène Lupin. Ho visto dei cartoni animati molto divertenti, ispirati a lui, perché in Giappone esistono dei Arsène Lupin giapponesi, romanzi, dai quali poi hanno preso dei manga, dai quali poi hanno creato i cartoni animati della nostra infanzia. Esiste adesso una serial di Netflix, che non c'entra nulla con Arsène Lupin, è gradevole in realtà, sì. Ma in realtà io Lupin, come l'ho letto, non l'ho mai visto. Quindi mi piacerebbe moltissimo, sì, cioè è una roba, volendo posso anche massacrarvi un libro, ve lo massacro, tanto non lo legge nessuno. C'è un bellissimo giallo dove noi abbiamo quello che sarebbe l'ispettore Zenigata, però molto serio, che cerca di beccare Lupin, il quale sembra abbia ucciso, contravvenendo le sue ferre leggi, non uccidere mai, ed è tutta la storia, tutto un duello tra questo investigatore e Lupin. Uh-huh. E alla fine del romanzo si scopre che l'investigatore e Lupin sono la stessa persona. Questo è il livello di follia che è Lupin il romanzo. Beh, però nei manga di Monkey Punch, non nell'anime, effettivamente qualcosa di questo surrealismo c'era? No, è vero, questo livello di follia un po' nel fumetto, nel cartone animato, nel fumetto c'è, però ecco, Lupin era così figo, cioè erano sì. Così belle le storie. Ogni volta è proprio questa poteva tranquillamente essere la trama di un racconto di Philip Dick. Sì, cioè sono deliranti in un modo veramente profondamente originale che io non ho mai visto, cioè non ho mai visto una roba ispirata a Lupin che ha quel genere di follia lì. È vero, tra l'altro no, stavo pensando che il serial, quello di Netflix, obiettivamente un po' ti invita alla lettura dei libri, perché comunque lui va sempre in giro con questa edizione che sarà, se non proprio una prima edizione, comunque una bella raccolta di racconti classici di Lupin che la regala al figlio, quindi fa venire un po' la voglia di andare a rileggersi quelle storie. Immagino che da qualche parte qualcuno avrà già cominciato a pensare di ristamparle. No, purtroppo il serial non c'ha quel livello di follia là, cioè tutto è molto carino, cioè Lupin avrebbe fatto cose, ma non folli di più. Beh, il serial, onestamente, dal punto di vista anche poi della risoluzione delle storie, mi ha fatto pensare un po' alla Casa di Carta, cioè una cosa divertente, ma che se la comincia a esaminare, sezionare pezzo per pezzo, no, meglio può essere, no. Infatti, no, però sì, ci passi mezz'ora allegramente. Senti, un'ultimissima domanda: ci puoi raccontare qualcosa dei tuoi progetti futuri? Stai lavorando a una nuova sceneggiatura? Ci hai preso gusto oppure no? Allora, di solito non lo faccio per scaramanzia e okay. Per diverse ragioni. Diciamo che mi piacerebbe proseguire col fumetto e fare qualcosa col fumetto. Detto questo... Basta. Beh, te lo auguro a questo punto, anzi lo auguro anche a tutti quelli che ti leggeranno da oggi in edicola, perché obiettivamente Mr. Punch, disegnato da te, cioè scritto da te, disegnato da Giulio Rincione, è veramente una bella storia da leggere, quindi spero veramente di trovare il tuo nome su qualche altro album, o perché no, su qualche graphic novel. Grazie mille. Bene, ragazzi, io vi ringrazio anche per questa sera, grazie per averci seguiti, grazie a te Giovanni, è stato veramente un piacere passare un po' di tempo con te. Naturalmente do appuntamento a tutti alla puntata di domani, che sarà invece verso le 10 di sera. E come al solito ci vediamo presto, quindi ciao a tutti, grazie!